Io non so esattamente cosa dire, perché veramente stasera meritavamo di vincere, fine. Meritavamo di vincere, punto. Meritavamo di andare al mondiale, avevamo di andare a giocarci la finale per il playoff. Meritavamo alla grandissima. Però il calcio non è uno sport meritocratico, non è uno sport ai punti. Il calcio è uno sport che è bastardo, è uno sport infame, è uno sport che vuole il gol. Il calcio vuole il gol. Il calcio vuole che la palla superi la linea e poco importa se ti ritrovi a giocare in casa tua una partita contro la Macedonia del Nord, dove fai il 66% di possesso palla con 32 tiri totali contro 4. Poco importa, perché al 90esimo loro, dopo non aver giocato la partita, vincono e vanno a giocarsi la finale per andare al mondiale. E tu per la seconda volta di fila nella tua storia, al mondiale non ci vai. Al mondiale non ci vai per 2 volte di fila. E chi se ne frega se hai vinto l'Europeo pochi mesi fa? Sei andato a buttare via tutto nel girone, con un paio di rigori sbagliati al momento giusto. Sei andato a buttare via una partita stradominata, quell'errore di Berardi a porta vuota, probabilmente me lo porterò dietro per anni. Quell'errore a porta vuota significa non andare a giocare il mondiale, o comunque non andare nemmeno a provare a giocare il mondiale, che, detto proprio banalmente, frase fatta, quello che volete, ma se non fai gol alla Macedonia, con tutto rispetto per la Macedonia che va avanti, complimenti a loro, ma sono veramente scarsi. E noi siamo riusciti a perdere 1-0. Dietro era una roba abominevole. Ci è mancato lo spunto, ci è mancato. Ci è mancata la freddezza, ci è mancato il cinismo. Abbiamo fatto una partita incredibile, dominata in lungo e largo, e non è servita una fava. Non è servita una fava di niente. Mai avrei pensato di perdere sta partita, mai, mai, veramente mai. Perché loro sono andati in vantaggio con il niente, dopo una partita di niente. Pure il calcio è questa roba qua. Il calcio è anche questa roba qua. Io non ricordo una partita dominata così tanto come questa. Quando è stata l'ultima volta che avete visto una partita stradominata come questa? E quando è stata l'ultima volta che avete visto una partita in cui in 32 tiri non riesce a fare gol? E non riesce a fare gol. Sto rivedendo ancora le immagini qua. Questa è una delusione incredibile, un fallimento incredibile. Io me lo ricordo quando nel 2018, 4 anni fa, non riusciamo a fare nemmeno un gol alla Svezia e andiamo a casa. E ricordo di aver chiesto la testa di Gian Piero Ventura. Io oggi faccio fatica a chiedere la testa di Roberto Mancini, perché tanto ci ha regalato un europeo fantastico, indimenticabile e bellissimo. E poi veramente non andiamo al mondiale per due, tre episodi. I rigori di Jorginho, il gol a porta vuota di Berardi, il gol di Trajkovski. Abbiamo perso dalla Macedonia, ragazzi. Che analisi vuoi fare di sta partita? È stata a senso unico. Fine, a senso unico. Dritta. E poi al 90esimo. Fa veramente male. Fa veramente molto male. Penso allo stesso Giorgio Chiellini, che probabilmente stasera ha finito col calcio. È vero che gli mancano 9 partite, 10 partite, forse 11 con la Juventus, ma credo veramente che stasera finisca per Giorgio Chiellini il grande palcoscenico mondiale, e che quindi possa continuare in questa stagione per terminarla con la Juve nei confini italiani. Ma sono abbastanza convinto che non vedremo più un Giorgio
al di fuori di queste ultime partite con la Juve ad alti livelli, poi magari mi smentirà, magari già nel post partita con l'intervista, però mi dispiace veramente tanto. Un'Italia che stasera si era presentata senza 5 titolari, i 4 difensori, perché Spinazzola, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini non c'erano, stesso Chiesa, infortuni che li sapevamo, ma i giocatori che sono andati in campo stasera potevano assolutamente, anzi, non è che potevano, dovevano vincere con la Macedonia. Io davvero non trovo le parole per descrivere. Stasera abbiamo dominato, il centrocampo dell'Italia stasera ha dominato. Insigne, Immobile, invisibili, due fantasmi. Berardi ha sbagliato 200 gol. È stato il meno peggio dei tre, sbagliando 200 gol, di cui una porta vuota sul suo piede. Ma no, veramente, c'è mancato proprio lì davanti. Raspadori che entra in 20 minuti, fa meglio di tutti e tre in 20 minuti. Raspadori, 20 minuti che ha giocato. 20 minuti. João Pedro all'ultimo per un secondo col primo pallone che tocca in maglia Italia, ormai ci manda i supplementari. E invece niente. E invece andiamo a casa noi. Quest'ultimo mese, in questo marzo maledetto calcisticamente, mi è sembrato di rivedere il primo tempo di Juventus Villarreal, con la sensazione di vincerla. E poi non conta un cazzo, è l'ennesima dimostrazione che non conta un cazzo fare la partita. Conta soltanto essere avanti al 90esimo e sempre sarà così e sempre continuerà a essere così. Continuerà sempre ad essere così. Quello che conta è chi è avanti al 90esimo. Punto. Fine. Stop. Il resto non esiste. E c'è Chiellini che parla. Grazie per essere con noi, grazie per metterci... Sentiamo? In tempo reale. Certo che l'abbiamo fatta, Giorgio. Sicuramente c'è mancato segnale. Mamma mia, non abbiamo fatto gol. Come io ho sentito gli ultimi 20 secondi, non siamo stati presuntuosi, non credo che questo ci si possa imputare. Sicuramente c'è mancato... C'è stata una squadra sterile! Sterile! ...errori da settembre arrivare fino ad oggi e li abbiamo pagati. Certo, sì, perché non esci stasera, dei miei compagni, esci col girone. Tutti, non ci posso credere. Che siamo delusi, siamo affranti, siamo distrutti, tutti gli aggettivi li potete trovare meglio anche voi. Come fai a metterci la faccia subito, Giorgio? Ripartire adesso è difficile anche commentare. Come fai? Siamo qua perché dobbiamo, ma rimarrà sicuramente dentro di noi un grande vuoto. Due mondiali. Questo vuoto possa dare quell'energia che abbiamo avuto negli anni scorsi per ripartire. Mi auguro che sia ancora insieme al mister, perché lo trovo una persona imprescindibile per questa nazionale. E niente, saranno tanti ragazzi giovani e dobbiamo ripartire, andremo per i prossimi anni per cercare di tornare a vincere, tornare in vetta agli europei e fra 4 anni... Siamo campioni d'Europa, non andiamo al mondiale. Che purtroppo ci è mancato. Giorgio, mi piacerebbe tirare fuori da te un'analisi... Niente, non parla del suo futuro, giustamente, ci saranno altri momenti per farlo. Scusate ragazzi, è tutto così improvvisato, ma che delusione incredibile.